Allora, buongiorno a tutti, grazie, scusate per l'attesa, stiamo comunque cominciando, anche se a momenti ci raggiungerà l'assessore Pieroni a cui io sarò lieta di cedere il posto. Siamo qui con Gilberto Santini, direttore AMAT e direttore Consorzio Marche Spettacolo. Siamo qui per presentare questa edizione di Marche in Vita che ha tutta una sua caratterizzazione legata naturalmente all'eccezionalità di questo anno che ci sta mettendo a dura prova. E, ripeto, l'assessore purtroppo ci ha fatto aspettare, abbiamo provato a iniziare con lui, ma poi ci dispiaceva farvi stare fermi troppo a lungo. Quindi io provo intanto a introdurre brevemente l'argomento e a dire qualche cosa e poi dopo integreremo appunto al meglio. Marche in Vita, noi abbiamo iniziato con questo contenitore di spettacolo dal vivo che attuiamo appunto con AMAT e con molti dei soggetti del territorio e dei comuni del territorio per rilanciare i territori del sisma. Adesso siamo di nuovo a rilanciare i territori del sisma, ma con delle problematiche completamente nuove e diverse. Adesso è arrivato l'assessore, io gli cedo il posto centrale. No, no, vieni qua. No, assolutamente, guarda, siamo in video, non puoi contraddirmi. Vieni qui. E quindi adesso prosegui tu, magari, No, no, perché no, io stavo solo. vai. Respiro un attimo. Allora, respiri un attimo, stavamo dicendo perché siamo qui, come ci siamo arrivati. Anche quest'anno abbiamo lavorato appunto alla realizzazione di una stagione, non ci siamo fatti fermare dalle avversità. Naturalmente abbiamo lavorato su più fronti perché riteniamo che la priorità assoluta sia far partire le attività, quindi è noto alla stampa che anche la cultura sta facendo parte delle misure eccezionali della piattaforma 210. Sappiamo che abbiamo lavorato sulle linee guida, che abbiamo lavorato con le altre regioni. Abbiamo proposto emendamenti sul decreto rilancio, insomma è stato un lavoro a 360 gradi, però le persone vogliono lavorare, quindi oltre che garantire diciamo, un equo indennizzo, un recupero di quelli che sono stati mesi di chiusura forzata, la cosa più importante era ripartire davvero con le attività. Quindi diciamo che questa prima parte poi stagione di Marche in Vita, perché la seconda parte la presenteremo strada facendo, ma questa prima parte fino a dicembre del 2020 ha proprio lo scopo di andare avanti e di fare comunque tutte le cose che noi appunto riusciamo a mettere in campo con le dovute cautele, accorgimenti e sicurezze del caso. Io lascerei la parola all'assessore che darà un po' meglio di me il senso diciamo, di questa iniziativa e poi Gilberto Santini che ci illustrerà quelli che sono proprio i contenuti di questa edizione eccezionale del 2020. Sì, grazie Simona. Io mi scuso con tutti voi perché in corso c'è il Consiglio regionale, quindi ho dovuto rispondere ad alcune interrogazioni, ma era importante oggi, anche nella consapevolezza di un Consiglio regionale in corso, creare questo appuntamento con la stampa e con l'informazione, perché sicuramente ancora una volta, ancora la quarta edizione di Marche in Vita è il messaggio forte. È chiaro che come Regione Marche, come maggioranza, come giunta regionale e lo stesso presidente Ceriscioli ha sempre definito, la cultura è collegata fortemente, ancor più in questi momenti che hanno ricolpito l'Italia e il mondo intero, ma anche la nostra regione, dicevo, è collegata fortemente con il sistema economico, sociale di quei territori colpiti nel lontano ormai 2016, nell'agosto 2016, dal sisma. E sicuramente, ancora una volta, come abbiamo voluto fare in questi 4 anni come Regione Marche, dedicare il massimo
a questi territori, perché la cultura lo è stato prima, lo sarà e sono convinto che lo sarà in futuro, anche nei prossimi anni, come dire, il volano forte per qualificare quei territori e creare un indotto importante economico intorno a quei territori. Questi gli passati 3 anni hanno dato ragione a questa nostra impostazione, sicuramente i risultati ce ne sono stati. Questa quarta edizione è un'edizione ancora più pregnante, ancora più diretta sui territori del cratere, anche se con tutte le normative, con tutte le tutele giustissime che dobbiamo attenerci, legate alla sicurezza e al distanziamento e quant'altro. E allora ecco perché abbiamo già individuato almeno 40 comuni, poi li toccheremo tutti 87 comuni delle aree del cratere per fare spettacoli. L'obiettivo è almeno arrivare dagli 80 ai 100 spettacoli in questo periodo. Quindi immaginate che ricchezza di patrimonio culturale con spettacoli a tutti i livelli. Naturalmente l'obiettivo nostro era quello di coniugare gli spettacoli legati ai professionisti nazionali e internazionali, ma anche legati ai nostri, come dire, artisti della Regione Marche. Quindi siamo riusciti, grazie al buon lavoro, all'importante lavoro, alla collaborazione che in questi anni c'è stata e anche quest'anno ci sarà e sono certo dovrà esserci anche negli anni passati, legati al Consorzio Marche Cultura, ma soprattutto all'AMAT, che come dire, ha fatto da ponte tra la parte istituzionale che è la Regione Marche con questi artisti. E quindi l'AMAT è stato, come dire, il fulcro per avere poi dare la possibilità a questi artisti di potersi esprimere. Ecco, credo che anche quest'anno, non so se Simona l'ha detto, anche l'investimento che abbiamo condiviso con il Ministero del MIBACT, e quindi voglio ringraziare direttamente in questo caso il Ministro Franceschini che ancora una volta, e quindi questo governo nazionale che ancora una volta ha creduto che i territori colpiti, in questo caso parliamo delle Marche, ma è stato un percorso in tutte le altre 4 regioni, debbono avere questa opportunità. Allora questo milione circa, quanto era? Circa un milione di euro che ancora una volta noi, come dicevo, in accordo con il Ministero, utilizziamo con grande soddisfazione per il lancio di iniziative di spettacolo dal vivo in tutti i territori del cratere, credo che sia un bel messaggio che ancora una volta a fine legislatura noi lasciamo a quei territori e non soltanto agli amministratori sindaci, ma soprattutto agli abitanti di quei territori, alle attività commerciali di quei territori e ai tanti turisti che in questo momento sono nella nostra regione. Gilberto, vai. Allora, buongiorno. Ma io hanno ben introdotto sia l'assessore Pieroni sia la nostra dirigente alla cultura Simona Teoldi la gioia di questo ritorno alla quarta appuntamento con Marche in Vita. Parlo di gioia anche se sarebbe più preciso parlare di gioia, la gioia dei sopravvissuti in qualche modo, perché oltre al primo uragano che ci ha investito, quello del terremoto appunto, per cui siamo qui a trovare questi percorsi di rinascita, adesso siamo reduci da un secondo uragano che è quello della pandemia, del contagio. Ragionavamo prima appunto con un vostro collega su quanto gli artisti che andiamo ad ospitare siano anch'essi dei reduci in qualche modo, no? Lo spettacolo dal vivo, che è l'oggetto di questo progetto, è uno dei settori più martoriati perché hanno visto appunto gli spazi primari non solo di spettacolo ma anche di prove, che è un problema altrettanto importante, per molto tempo non fruibili e anche adesso appunto con limitazioni tali per cui molti spettacoli, penso alla danza, così non sono riusciti a ripartire. E ecco, malgrado questi due uragani ci siamo a battezzare, secondo me, un passaggio molto importante, che è quello, noi siamo partiti con un progetto, la reiterazione di questo progetto e la costanza con cui la Regione Marche l'ha portato avanti l'ha reso quella che potremmo chiamare una infrastruttura progettuale, dalle linee molto ben definite che hanno ben accennato sia l'assessore sia la dirigente, che provo a riassumere velocemente. Da una parte un dialogo con alcune grandi realtà italiane che stanno agendo a livello continuativo nei territori. Penso alla Milanesiana, uno dei progetti culturali
culturali così più ambiziosi, più interessanti, attivi ormai su tutto il territorio nazionale, guidati dalla cura e dalla perizia di Elisabetta Sgarbi. Penso al Salone del Libro di Torino, che come sapete non si è potuto svolgere, però è in ripartenza appunto un progetto, e ripartirà anche un progetto che era nato l'anno scorso, Sedendo e Mirando, che toccherà i territori del sisma. Così come il rapporto con la Biennale Teatro di Venezia, si reitera il rapporto con loro nella cura dei giovani artisti con la residenza e la dimostrazione appunto in cantiere aperto del lavoro che poi a settembre la Biennale Teatro, che ha cambiato collocazione, presenterà. Poi tantissimi artisti della scena nazionale, devo dire il meglio anche quest'anno: Elisabetta Pozzi, Vinicio Marchioni, Massimo Venturiello, Lella Costa, Mario Brunello, Paolo Fresu. Non te ne devi, a questo punto non te ne devi dimenticare nessuno, perché lì le capite di sera. Ne ho detti un po', però il resto sono nel comunicato stampa. E un bellissimo progetto è quello del Teatro Valdoca di Mariangela Gualtieri e Cesare Ronconi, che saranno in residenza, anche perché molti progetti sono progetti residenziali. Questa è una cosa importante, perché volevamo abitare questi territori sicuramente anche con proposte di spettacolo, ma anche con proposte appunto di stanzialità, di reale incontro e permanenza sui territori, e riscoprirne la bellezza che è davvero infinita. E poi tutto quello che potremmo chiamare il made in Marche di qualità: i tantissimi artisti, professionisti del nostro territorio sono davvero tantissimi, dai nomi storici. Penso con grande piacere a questa accoglienza che quest'anno diamo alla Macina, che è un gruppo insomma che non ha bisogno di presentazioni, così come i tanti giovani artisti che saranno con noi, Giorgio Felicetti, Isabella Carroni, Cesare Catà, Pier Massimo Macchini, insomma, i tanti che appunto attraverseranno i territori in questi eventi che sono già moltissimi, come diceva l'assessore, già adesso sono 70, 100 è un auspicio quello della Regione Marche già accolto, i comuni sono circa 40, ma un dato importante è un numero che è 60, che è il numero dei soggetti coinvolti nella programmazione. Questa è una scelta precisa che la Regione Marche ha voluto fare, cioè che sia appunto una rete di soggetti che vanno dai maggiori, penso allo Sferisterio, penso al Consorzio Marche Spettacolo, all'AMAP, Marche Teatro, Forme e quant'altro, ma anche tantissime associazioni. Quindi è la rete, in questo senso parlavo di infrastruttura progettuale, 60 soggetti, da piccole associazioni, da giovani professionisti dello spettacolo dal vivo ai grandi enti della Regione Marche, che appunto agiscono in questi territori e consentono il risultato di un lungo festival diffuso, una sorta di palcoscenico itinerante appunto che oggi annunciamo fino a dicembre 2020, ma che avrà un secondo intervento da gennaio 2021 fino ad agosto 2021. Mi fermo, se poi ci sono domande possiamo rispondere. Bene, vediamo se ci sono. Non le leggo. Vediamo qualche minuto e poi vediamo. Credo che scrivere lì, Marita, anche siete stati chiarissimi. Beh, sì, credo che un po' sia Simona che lo stesso Gilberto. Sì, c'è tutta la proposta. No, il programma che è stato per adesso. Lo mandiamo, sì. Ah, ecco, dicevamo adesso che arriverà in tempo reale, entro qualche minuto, anche il programma che è già stato calendario. Un po' il calendario degli appuntamenti. Parte dall'8 di luglio e arriva. Quindi inizieremo l'8 luglio e arriverà in questa fase fino a dicembre, ma come ricordava Gilberto, e poi gli altri appuntamenti saranno previsti da novembre in poi. Quindi chiaramente lo mandiamo, quindi già potete verificare come è articolato e come dire sul territorio ben distribuito. E quindi ecco, io ringrazio voi, perché questi sono per noi momenti importanti, perché attenzionare dopo 4 anni ancora con l'energia, la forza e la voglia e la gioia, come ricordava Gilberto Santini, questi nostri territori del cratere, dimostra che comunque in questo caso la politica regionale vuole essere vicino veramente anche adesso a questi territori. Bene. Posso fare un attimo, da dove si parte? Ecco, l'8 luglio si parte, sì, con che cosa?
8 luglio con la Milanesiana, la scrittura è stato 22 passi, come diceva l'assessore prima, in assetto Covid, quindi insomma con distanziamento fino a un massimo di 200 persone e quant'altro, e quindi l'8 luglio è il via. E la cosa importante, ricordiamo il sito dedicato al progetto ormai da 4 anni, che è www.marchinvita.com. .it, dove trovate tutti gli appuntamenti e anche tutti gli aggiornamenti di programma. Bene, grazie a tutti.